Grazie davvero di cuore per la vostra partecipazione. Quasi 500 iscritti per il webinar di questa sera sulle bande di Bollinger, sempre molto operativi. Squisco.it è il nostro sito, trovate diverse informazioni, assistenza webinar, corsi gratuiti. Questo è il link che vi consiglierei di andarvi a mettere nei preferiti, così rimanete sempre aggiornati con i nostri webinar, e non solo, anche perché a breve, nei prossimi giorni, barra settimana prossima, andiamo a pubblicare anche il calendario degli eventi, dei seminari, del roadshow che terremo in giro per l'Italia. Quindi mi raccomando, tenete questa pagina sotto stretta osservazione, così come ho creato anche da tempo ormai questa pagina Facebook, Stefano Gianti SQ, Sauna Quadro, che sta per Swissquote, dove vado di fatto a condividere dei trading. Quindi, se non avete ancora fatto, chiedetemi il contatto, e poi di base cercate anche di essere operativi, perché fa bene a tutti, lo noto, molti ringraziano, quindi è importante. Allora, andiamo subito sull'operatività. Già vi dico che questo webinar lo troverete in basso a destra sul nostro YouTube, squisco.it, cliccate su YouTube, poi cliccate su Videos, e metterò nella descrizione anche metterò il link per le slide, così avete anche le slide. Qua trovate diversi video, non proprio tutti, alcuni riservati solo a clienti, come quello di domani sera, lo diamo solo ai nostri clienti, così come anche gli indicatori che andiamo a proporre anche di questo webinar, li distribuiamo per correttezza solo ai nostri clienti, portiamo avanti un percorso approfondito, e quindi è fondamentale, a mio avviso, anche essere coerenti. Tanto beneficiate anche di ottime condizioni, come vedete qua, spread ridotti, senza commissione sugli eseguiti, solo spread molto bassi, 0,5 sugli indici, 0,8 sul Forex, 0,4 sui commodity, a partire da modello di esecuzione molto trasparente, straight through processing, non siamo market maker, ma ci limitiamo a fare l'intermediario puro, quindi a fornire i prezzi ai nostri clienti. Nessun limite sull'inserimento ordine e distanza dello stop loss, questa è una cosa un pochino più tecnica. Fai la scelta giusta, che è quella di Swissquote. È normale che ci sono sempre molti collegati ai nostri webinar, quindi anche per fare una piccola veloce presentazione, è giusto. Swissquote LTD, swissquote.it è il nostro sito, sarebbe swissquote.eu come Europa, IT è già in italiano, quindi swissquote.it, andate direttamente sul nostro sito. Siamo regolamentati dalla Financial Conduct Authority, che a livello europeo è l'organismo più stringente e che dà maggiori più tutele proprio ai trader retail, che siamo un po' tutti noi, questo è importante. In più è detenuto Swissquote Ltd da una banca svizzera, Swissquote Group, è una società quotata in borsa con una capitalizzazione di circa mezzo miliardo di franchi, poi dipende dai prezzi di borsa ovviamente, e 16 miliardi circa di attivi sotto gestione, cioè di depositi dei clienti. Prodotti con Swissquote, puoi fare trading su diversi strumenti finanziari, Forex, metalli preziosi, materie prime, indici azionari. Le condizioni sono davvero ottime, la leva arriva fino a 400, la scegliete voi al momento d'apertura conto, che si fa da Swissquote.it su qualsiasi pagina. Ovviamente andate poi ad aprire il conto, tutti dovreste avere un conto con noi, o almeno comunque almeno una demo, però ripeto per correttezza, poi i nostri clienti con un conto reale li trattiamo andando poi a mettere a disposizione anche tutto il materiale che diamo, indicatori eccetera, durante il nostro percorso formativo, e l'accesso anche a tutti i webinar, dato che insistiamo molto sull'informazione, sulla formazione e anche sull'informazione. Certo, MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono le piattaforme che offriamo. La MetaTrader 4 è di gran lunga la più diffusa, quindi eventualmente attivatevi con la MetaTrader 4. Potete accedere alla piattaforma desktop dall'Apple Store o Play Store, a seconda del dispositivo mobile che utilizzate, oppure anche dalla versione web andate da login qua in alto, login live oppure demo, cliccate, poi andate sulla sinistra, cliccate su website, poi fate l'accesso e poi selezionate MT4 oppure MT5, mettete gli stessi codici che avete per la vostra piattaforma. Però ripeto, tutti gli indicatori della MetaTrader poi funzionano, cioè tutti gli indicatori esterni come il Vortex eccetera che veniamo a distribuire funzionano solo sulla piattaforma desktop, perché tutte le piattaforme, nessuna piattaforma web potete copiare indicatori, o mobile potete copiare indicatori, così anche nella MetaTrader potete utilizzare quelli che ci sono già, diversamente dovete utilizzare la piattaforma desktop, che tutto sommato è sempre quella più consigliabile, poi comunque c'è anche l'opportunità di usufruire di altre piattaforme. Datemi conferma che sentite e vedete tutti bene, ok?
E andiamo a partire con gli obiettivi di oggi: padroneggiare il funzionamento delle bande di Bollinger, trovare un appropriato punto d'ingresso su tutti i grafici. La logica qual è? Ultimamente abbiamo parlato molto di breakout, strategie di breakout. La logica in questo caso ci trasferiamo sempre mantenendo un po' la stessa impostazione, davvero molto semplice, cambierà davvero poco, vi dico. Dobbiamo mantenere la stessa impostazione, quindi a dare continuità a tutto quello che abbiamo detto finora sulla strategia di breakout, solo che facciamo un passo un pochino diverso, cioè andiamo a definire invece una strategia trend following, che è un po' diversa, tendenzialmente si entra a prezzi un pochino più vantaggiosi perché si entra dopo un ritracciamento, non si entra sulle rotture, cioè se ci pensate, quando voi con una strategia di breakout andate a comprare su un massimo, ok? Poi con la logica che il prezzo rompe il livello chiave e va ancora più su, quindi farà massimi crescenti. Con la strategia trend follower, una strategia si entra dopo uno swing di prezzo, quindi c'è un ritracciamento e poi quando c'è una nuova riuscita si va a fare trading, quindi tendenzialmente si compra a prezzi un pochino più bassi, però questa è già una prima infarinatura. Ci rivolgiamo un po' sia ai trader neofiti che magari vogliono una strategia, quindi con questa semplicità che stiamo portando avanti possono beneficiarne, ma anche per i trader esperti che magari possono anche migliorare le proprie strategie con alcuni concetti che andiamo a discutere proprio in questi approfondimenti. Quindi i contenuti di questa sera sono le spiegazioni delle bande, delle deviazioni standard, cose molto semplici, e soprattutto poi l'evidenza sui grafici, mi piace sempre essere estremamente molto operativo. Ovviamente tutte le informazioni fornite e opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale, non hanno mai come scopo quello di prestare consiglio operativo di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre molto importante da ribadire, così anche come la parte centrale, dato che diamo sempre poi indicatori, eccetera, è normale che se ci sono alcuni errori di programmazione, per carità, le cose sono già testate diverse volte, però non si sa mai, non ci prendiamo la responsabilità. Questo è importante da ribadire. A dire, è normale che sia così, però tenete presente che sono già testati, eccetera, eccetera. Poi quando si fa trading comunque con indicatore o meno, sempre testa sul collo, questo è importante, così come bisogna sapere i rischi, eccetera, eccetera. Queste sono cose che dico sempre, disclaimer fa parte ormai, è un compagno di viaggio. Bande di Bollinger, analisi della volatilità e dei movimenti del prezzo. Molto semplice, un po' tutti conoscete le bande di Bollinger, Bollinger che disse Bollinger a seconda della pronuncia americana che avete. L'indicatore è costruito con una media mobile semplice, solitamente a 20 periodi, l'impostazione standard, e le due bande equidistanti, solitamente a due deviazioni standard. Quindi avrete una linea centrale che di solito sono colorate in azzurro, le bande di Bollinger, un po' su tutte le piattaforme. Quindi avete una media mobile, vado anch'io con il blu allora, una media mobile semplice. Di solito 20 periodi, e poi c'è un qualcosa equidistante che sono poi le bande. Quindi a seconda della volatilità dello strumento finanziario, le bande, attraverso il calcolo della deviazione standard, ok? Le bande sono sempre equidistanti, ok? E possono essere ovviamente modificate, due deviazioni standard, tre deviazioni standard. A due deviazioni standard tendenzialmente contengono il 90 e passa per cento dei prezzi, 99, poi dipende ovviamente dai prezzi e dai momenti, però come vedete se si utilizza, ora è un pochino zoomato, però non è rilevantissimo in questo momento, però se si utilizzano le bande di Bollinger si sa che contengono la maggior parte dei prezzi, infatti vedete poi le escursioni al di fuori delle bande, se impostate in questa maniera, sono davvero limitate, tendenzialmente si tende, quando il prezzo esce dalle bande, tendono a rientrare, proprio per un discorso anche di eccessivo spostamento del prezzo. Io tra l'altro ho avuto modo in due occasioni, ETF di Rimini, se non sbaglio maggio 2011, se non sbaglio, o 2010, adesso non mi ricordo esattamente, e poi a Napoli, a dicembre, anni fa sempre, ebbi l'occasione anche di fare qualche evento con il l'ideatore delle bande di Bollinger, appunto John Bollinger, ero anche un pochino più giovincello, lì avevo 28 anni, eccomi lì. Filtri operativi, indicatori oscillatori per rimanere a favore di trend. Qua non mi dilungo molto, abbiamo già fatto anche recentemente diversi webinar dove abbiamo parlato di oscillatori tendenzialmente, quindi i più conosciuti, stocastico, MACD, RSI, eccetera, eccetera, e abbiamo definito in più volte ormai il fatto che è un po' il mio preferito, il Vortex. Poi l'avevamo anche paragonato rispetto allo stocastico. Non è che cambia la vita, ecco, nel senso è molto simile, soprattutto se utilizzato con lo stesso numeri di riferimento. A me piace perché è un indicatore di momentum davvero semplice e si limita a misurare la distanza tra minimi e massimi
È davvero semplice ed efficace. Poi si risolve con una linea, si capisce anche un po' l'intensità del trend a seconda della distanza tra le due linee. Ho fatto creare, come già sapete, forse avete ormai un pochino tutti, se non l'avete e siete nostri clienti, scrivetemi a stefano.gianti@swissquote.com per ottenerlo. È un indicatore sviluppato da un nostro programmatore esterno, Fabio Pacchioni, per la MetaTrader 4 sul desktop, ok? Che è normale che sia così perché le altre piattaforme web e mobile non possono avere indicatori esterni. E serve per individuare il trend di medio o lungo periodo. Di breve periodo non serve, superfluo, dà troppi falsi segnali come tutti gli indicatori al mondo. E quindi si può impostare a 40 periodi per il medio periodo, a 100 periodi per il lungo periodo. Ecco, ormai questi sono i numeri chiave. E che serve a capire l'intensità del trend, anche se noi, a dire la verità, di queste due funzioni ne utilizziamo la prima, individuare proprio il trend di medio e lungo periodo. Capire l'intensità del trend è molto semplice a seconda della distanza tra le due linee che ho fatto creare blu quando il trend è rialzista e rossa quando il trend è ribassista. Forse l'avete visto ormai un po' tutti, però adesso andiamo direttamente sui grafici, quindi si capisce davvero velocemente. Quindi l'indicatore, questo indicatore, il Vortex, ci può dare informazioni sulla forza del trend in corso oppure sul posizionamento del prezzo relativamente all'intensità del trend in atto. Di fatto utilizzerò questo indicatore come filtro per la direzione. Ecco, questo non è un oscillatore, come ho scritto un pochino impropriamente qua, perché gli oscillatori sono come lo stocastico: quando si oscilla tra 0 e 100 non può assumere valori diversi. Invece il Vortex non è un oscillatore, di fatto è un indicatore perché può assumere valori assoluti a seconda della distanza tra i massimi e i minimi. Però a me il Vortex è una cosa che piace, uno per la semplicità e due perché storicamente un po' magari ognuno ha le sue fisse quando fa trading, così come in altri campi della vita, calcola un po' la volatilità dello strumento finanziario, un po' come l'ATR. Infatti io per gestire la posizione storicamente vi ho sempre detto la volatilità, l'ATR. Oggi parliamo di deviazioni standard, che è un concetto molto simile, quindi siamo sempre lì, ok? Allora, quindi vedete, ecco, questo è direttamente un grafico, questo è grafico 4 ore su Gold, vediamo come l'indicatore Vortex risulti essere un ottimo filtro operativo, in questo caso è impostato a 40 periodi. Vedete, quindi fin quando l'indicatore Vortex è rosso, ok, quindi la linea rossa rimane sulla linea blu, ok? Si vanno ad accettare soltanto segnali ribassisti, quindi in tutta questa fase di trend ribassista del Gold, poi vabbè, ora non spendo parole su quello che vedete sopra, che è il Fractal Channel, che utilizzo un po' come tutti sapete, anche perché poi faccio l'analisi quotidiana, Forex Flash Update che metto sul nostro YouTube, anzi va direttamente in streaming sul nostro YouTube, si può anche seguire in tempo reale volendo. Quindi vedete tutte queste rotture ribassiste, tac, 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 dopo ritracciamenti, eccetera, vanno tradate al ribasso. Ora l'evidenzio con il nero, ok? Quindi si va a lavorare tendenzialmente esclusivamente a favore di trend. Poi, dal momento che cambia il vento, cambia il trend, cosa succede? C'è un incrocio, da quel momento in poi il blu va a predominare il rosso, quindi la linea blu rimane sopra la linea rossa. Ok? Quindi non si trada più solo short, ma si trada esclusivamente long. Quindi questi livelli che sto evidenziando vanno poi tradati al rialzo se c'è un breakout rialzista. Ok? Infatti, vedete, questo è quello che dicevo prima, anche l'intensità del trend. Quando le linee rosse e blu sono lontane, tendenzialmente si vede che il trend è abbastanza intenso nel suo sviluppo. Okay? Poi se c'è l'inversione, io tendenzialmente non faccio trading sull'inversione perché tante volte capita che c'è un leggero ritracciamento e poi può ripartire un trend forte. Quindi io lo uso di fatto solo come filtro e basta. Davvero molto semplice, ma anche molto efficace, come magari già qualcuno di voi mi confermerà, perché ormai è da novembre che parlo solo di Vortex, parlo di Fractal, di breakout in generale, quindi davvero. E ora vedete, vi propongo un po' la stessa cosa, quindi avendo il Vortex sempre sotto, come fedele compagno di viaggio, un po' come il disclaimer quando faccio i webinar, ma invece di mettere il Fractal di cui vi ho rotto le scatole negli ultimi mesi, vi metto le bande di Bollinger che un po' tutti conoscete e sono semplicemente queste tre lineette azzurre sul grafico dove abbiamo già detto la linea centrale essere la media mobile a 20 periodi, che tra l'altro questo utilizzo non ci interessa neanche relativamente, però è normale che la media mobile è fondamentale perché è attorno alla media mobile
che si vanno a costruire, a disegnare in maniera equidistante invece le due deviazioni standard che ci interessano nell'utilizzo, almeno con questa strategia. Poi è normale che con le bande di Bollinger ci possano essere 3 milioni di strategie al mondo, dato che sono forse uno degli indicatori che ha avuto più successo nella storia dell'analisi tecnica. Quindi la logica è: le bande sono equidistanti rispetto alla linea centrale, che è la media mobile, a seconda della deviazione standard che decidiamo. Okay? Tendenzialmente l'impostazione classica è 2.0, ma per questo utilizzo è ovvio ridurle, e ora vi spiego perché. Per adesso prendete solo buono il concetto. Questo è semplicemente un grafico sul sterlina dollaro, il cable per gli amici GBP USD. Il vortex è impostato nel lungo periodo, quindi è 100. Le bande di Bollinger, classica media a 20, mai toccata nella mia vita. Deviazioni standard invece ci si può giocare. Vedete che sono un pochino più strette, più magre rispetto al normale. Quindi non due deviazioni standard, ma soltanto una. Infatti si vede a occhio che le fuoriuscite dalle bande sono più frequenti. Infatti si dice che con una deviazione standard si vanno a contenere grosso modo all'incirca il 66% dei prezzi. Ok, quindi non è più il 99% delle due deviazioni standard, o forse il 95%, quant'era, forse il 99% sono tre deviazioni standard. Ok, questa è la logica, davvero molto semplice, basta. Sto andando a gradini, e poi qua piccole osservazioni, ripeto, le slide le commento anche perché, oltre ad averle fatte, quindi le commento, le uso, sono che le faccio fare, le metto quando vedete la registrazione su YouTube, sono sotto, nel commento di YouTube, ci cliccate, le metto sopra, ci sarà un link, ci cliccate, ok? Quindi l'indicatore Vortex è stato sviluppato in compatibilità esclusiva con la piattaforma MetaTrader 4 di Swissquote, non si trova sulla piattaforma, ma è distribuibile gratuitamente a clienti di Swissquote Ltd. Bisogna scrivere al sottoscritto, che è stefano.gianti@swissquote.com, la mail. Guarda il webinar di approfondimento, quindi chi volesse approfondire in maniera ultra dettagliata il webinar sul Vortex, dove sente la mia voce, quella di Consuelo, la collega, per un'ora, se lo va a assorbire cliccandoci qua. Dall'indicatore è anche possibile attivare un allarme, e questa è un'esclusiva incredibile che abbiamo fatto, per essere informati quando è in corso un cambio di momentum, ovvero quando le due linee del Vortex si incrociano. Questo può essere utile appunto per poi, ovviamente, non rimanere sempre. Però mi raccomando, con questa strategia, anche io non ho altra che prevede proprio il fare trading sull'incrocio delle linee, però con questa strategia, tra l'altro io ricordo che ho creato un canale Telegram sul Vortex, quindi se qualcuno volesse addentrarsi, sempre riservato ai clienti, tac, mi scriva sempre alla mail. Guarda il video, ormai io mando un kit, una mail che mando tendenzialmente, ok? Quindi invece se siete già clienti e di solito ricevete un po' il tutto, non scrivetemi email, se no è il solito discorso che poi dopo il webinar ricevo sempre 3 miliardi di mail, vabbè non così tante, ma un po' di meno, ma ne ricevo davvero tante. Quindi domani io ho la logica che mi sto creando un po' una lista di clienti fidelizzati a queste strategie, e quindi domani mattina vi giuro, vi prometto, a meno che non succeda la fine del mondo, che vi mando il tutto. Se non avete mai ricevuto niente, scrivetemi. Se domani sera verso le 17 non avete ancora ricevuto niente, scrivetemi. Diversamente non scrivetemi, perché davvero io ho sempre la inbox ultra piena e poi non riesco ad essere efficace, di questo già vi chiedo scusa in anticipo. Quindi ripeto, la logica del Vortex, se volete l'allarme lo attivate e mettete true. Se invece volete mettere 100 periodi, che è impostato di default, lo lasciate. Se volete potete cambiare. 40 è ottimo, l'ho ottimizzato su diversi strumenti, a volte 40, a volte 60, ecco, quindi state su quei numeri tra 40 e 50. C'è chi dice che mette 55 perché è il numero di Fibonacci, cioè, tra 40 e 60 diciamo sono dei valori di medio periodo, io metto 40. Okay. Se volete stare invece nel lungo periodo, lasciate 100, quindi giocate un po' su questi due valori. Valori più bassi diventa troppo nervoso, come tutti gli indicatori, non ha senso. Io ho una strategia che invece fa trading solo sui due vortex, a breve vi aggiorno anche su questa, però davvero sono cose sempre molto simili. L'indicatore vortex approfondimento ve lo lascio nelle slide, ma non è assolutamente il caso di farlo, è proprio l'oggetto del webinar di cui abbiamo discusso, vi ho messo il link, dura un'ora. La logica del vortex è quella di interpretare la forza del trend in corso, ok? E cercare di filtrare un segnale di trading nella direzione giusta. È normale che, come tutti gli indicatori, a volte vi filtra anche
il segnale che col senno del poi sarebbe andata dalla parte giusta, però l'efficacia di utilizzare un indicatore di questo tipo, soprattutto su time frame più corti, è davvero fondamentale. Ok? L'indicatore Vortex è stato sviluppato in continuità, questo ve lo vedete, ve l'ho scritto, ve lo ripeto, eccetera, eccetera. Andiamo ora proprio nell'operatività e poi passiamo alla piattaforma. Bande di Bollinger più Vortex, quindi abbiamo definito che cos'è il Vortex, abbiamo definito che cosa sono le bande di Bollinger, che un po' tutti sapete che cosa sono, mettiamo le due cose insieme e entriamo proprio nel vivo. Ok? Vedo già un po' di persone che mi hanno scritto in chat, mandami la mail, cioè, mandatemi, se non avete mai ricevuto nulla sul Vortex, scrivetemi, ok? Diversamente no. Diversamente, se qualcuno già nella mia playlist, che mi sto costruendo la mia playlist, nel mio database relativo al Vortex, domani mattina vi mando il kit. Anzi, già dovreste averlo per carità, però vi mando la mail con registrazioni, accorgimenti, eccetera, eccetera. Diversamente scrivetemi a stefano.gianti@squisco.com, non come state facendo adesso nella chat perché siete davvero in tantissimi, quindi se mi scrivete ora le email qua ovviamente non posso farlo perché sto facendo il webinar. Adesso dice, avete un indicatore che conta il numero delle candele? La risposta è no, penso che nella community MQL4 lo trovi sicuramente, però guarda, per contare il numero delle candele, vabbè, a parte il fatto che di metterti lì con il dito fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che ti potrebbe anche lasciare poi le impronte digitali sul monitor, quindi potrebbe essere fastidioso nel lungo periodo. Allora, se tu utilizzi il crosshair, la croce qua in alto a sinistra, questo lo dico anche perché è utile a tutti, oppure CTRL F, come avete visto, il tasto di scelta rapida, cliccate col tasto sinistro, mantenete cliccato, misuri la distanza da lì a là, quello che vuoi tu, tipo qua sono, vedete, primo numero a sinistra sono 189 candele. Il secondo numero è la distanza in points, quindi in decimi di pip, quindi sono 375,7 pips. E il terzo numero invece, vedete, 103 sono, è il prezzo in quel momento lì. Ok? Bande di Bollinger, l'uso combinato dei due indicatori, quindi bande e vortex, permette al trader di cercare un punto d'ingresso dopo un ritracciamento da ricercarsi tramite la fuoriuscita delle bande di Bollinger. E di così come con i fractal channel, se pensate, è un po' la stessa logica. Con i fractal channel, strategie di breakout, quando il prezzo esce da canale orizzontale, lì sono i livelli di supporto e resistenza, si va a comprare. Qua invece quando esce dalle bande di Bollinger, si va a comprare se si è long, si va a vendere se si è short. Quindi si va ad agire sempre al di fuori del. Per la strategia di breakout abbiamo il fractal channel, per questa strategia trend follower abbiamo le bande di Bollinger. Cambia un pochino la logica perché proprio cambia la tipologia di operatività, non è più operatività in breakout come con il fractal channel, ma operatività in trend follower, in trading. Adesso capiamo perché. Quindi cerchiamo di prendere posizione se solo se il vortex indicator evidenzia la stessa direzionalità. Quindi in poche parole andiamo su un qualsiasi grafico, MetaTrader 4, finché la linea blu del Vortex Indicator, come da qua a qua, sono 100 candele, rimane blu, quindi finché la linea che sta sopra, è la linea che sta sopra che dà la tendenza, quindi blu, se la linea sopra è blu, si entrerà soltanto long. Se la linea blu rimane sotto, come in questo caso, quindi la linea rossa predomina, come in questo caso qua, si rimarrà soltanto, si farà un trade soltanto short. Effettivamente qua si vede a occhio che la tendenza qua era ribassista, ok? E poi magari si vedrà anche un pochino meno a occhio, però per carità che da questo momento la tendenza è stata grosso modo rialzista con un sacco di ritracciamenti. Quindi ora, nei prossimi minuti di seminario, ci concentriamo su capire quando entrare in posizione, quando non entrare, che fa male alla salute a volte entrare troppe volte, e quindi poi di prendere tutti i movimenti a favore di trend e cercare anche poi di capire fino a quando rimanere a mercato. La logica della strategia trend follower è proprio quella di cercare di trovare un punto d'ingresso corretto prima che parta un nuovo ciclo direzionale. C'è un ciclo direzionale. Le bande di Bollinger, impostate anche in maniera diversa rispetto alle due classiche direzioni standard, e qua sta un pochino la chiave, possono essere un buon modo di intercettare una ripartenza delle quotazioni dopo che il prezzo è tornato verso la propria media. Qua si parla di media mobile proprio. Okay, non regressione, non mediana, media è proprio la cosa più semplice. La media mobile è una media aritmetica. Quindi il prezzo tenderà ad andare verso la sua media. E poi quando riparte, noi faremo trading. Rappresenta questo quindi un buon modo per entrare in posizione dopo il ritracciamento.
Questa è la chiave, la differenza rispetto al breakout. E rimanere fuori dal mercato se i prezzi rimangono indecisi. E questa è un'altra chiave. Ecco, quindi qua in questo passaggio io già davvero vi dico, ecco, io volevo evidenziare, invece stavo cancellando, dove l'evidenziatore qua, rappresenta un buon modo per entrare in posizione dopo il retracciamento e rimanere fuori dal mercato se i prezzi rimangono indecisi. Fare troppo trading, l'overtrading è l'errore comune del trader, no? Non so cosa farmi, metto davanti il grafico, devo assolutamente operare. Se i prezzi sono all'interno delle bande di Bollinger, sono all'interno della propria media di movimento. Il prezzo non sta andando da nessuna parte. Quelle sono le classiche situazioni dove il trader si mette lì, fa overtrading. Che magari per il vostro broker Swissquote da una parte potrebbe andare bene perché fate tanti eseguiti, però dall'altra parte se perdete soldi perché fate eseguiti a caso, non sarete più i nostri clienti, quindi noi vogliamo che rimanete i nostri clienti e continuate a fare trading con noi, quindi magari fate meno eseguiti, però li farete non per una settimana, ma li farete per, non dico l'eternità, perché dopo un po' magari vi rompete anche le scatole, però per un po' di tempo in più, anzi magari anni, anni, anni. Quindi è la classica soluzione win-win, vinci tu che vinco anch'io, ok? A parte il fatto che io nei webinar vi racconto anche un po' come faccio trading io per fatti miei, perché ricordo che lavoro per Swissquote, però Swissquote è un intermediario finanziario, non fa gestione, quindi io faccio trading per fatti miei al di fuori di Swissquote, non per Swissquote, ok? Mi viene chiesto in chat il time frame, adesso parliamo di time frame, quindi non. Per il backtest visivo, ho fatto backtest anche a mano. Allora, quando si fa un backtest a mano, voi potete fare la classica cosa che vi mettete qua davanti al grafico e lo fate, però a volte, dato che l'occhio si allunga un pochino e vengono, poi tendete a prendere trade che vedete che vanno male perché vi vedete tutto il grafico lì, io ho fatto anche un video che si chiama backtest, come effettuare un backtest visivo, ok? Mi sembra che lo trovate anche all'interno di queste slide, il link, se andate sul nostro YouTube, su swissquote.it, cliccate su YouTube, poi andate a cliccare su videos. Adesso il problema è che facendo ogni giorno la flash update di 10-15 minuti ho talmente tanti video che gli altri vanno subito indietro. Però ho un video che si chiama Come effettuare un backtest visivo che vi dice proprio come effettuare un backtest visivo nella MetaTrader. Adesso comunque in queste slide dovrebbero esserci, questo ve lo direi subito perché è importante. No, forse qua non c'è, ma mi prometto di aggiungerlo e poi anche nella mail che comunque io mando con il Vortex e tutto il kit. Ad esempio qua a pagina 36 c'è scritto guarda il video per capire come installare gli indicatori, tutti gli indicatori MetaTrader, questo è anche utile. Per il backtest visivo o lo cercate su YouTube, comunque io quando faccio la mail con il kit del Vortex comunque lo mando sempre quello. Quello è importante, molto importante. È modo anche di fare backtest, di mettere anche sotto osservazione in maniera pesante, di stressare i propri sistemi di trading visivamente e magari anche poi di migliorarli perché si vedono poi nel backtest delle cose che uno fa delle osservazioni, ecco, poi alla fine è così che si fa trading. Il backtest nella MetaTrader si può fare anche con gli indicatori, non solo con gli expert advisor, come scrive, come invece mi chiede Alfredo, qua nella sezione strategy tester. Vedi, tu se qua hai un expert advisor on trading system, fai expert advisor, ok? Diversamente hai indicator, vai a selezionare il tuo indicatore, ok? E vai a fare trading, vai a fare, si fa così, lo faccio vedere in maniera velocissima, in maniera ultra veloce, che ne so, mettiamo boh, qualsiasi cosa, questo. E poi qua vai a mettere il time frame, lo spread, che se non lo sai mettere corrente. No, sulle valute di base metto sempre 10 pip, un pip 10 punti, non è che sono 10 pip. E poi vai a dire da quando vuoi fare il backtest, se vuoi mettere flag, qua metti la data di inizio, di fine e la velocità col quale si effettua il backtest. Così vedi proprio il movimento del prezzo che va più veloce, ovviamente, e vedi la tua strategia come sta andando, e poi fai start e si avvia. Comunque ci ho fatto un video anche su questo. Risk management, gestione del trade, del rischio e della profittabilità. Quindi un po' tutti finora si è capito questo, che magari vediamo anche un po' degli esempi.
mettiamo un 4 ore sterlina, è un ottimo time frame. Vedete, allora gli indicatori li avete nella lista indicators, quindi bande di Bollinger, vabbè, ci sono su tutte le piattaforme del mondo, c'è scritto bands, ok? Bande. E poi invece il Vortex dovete averlo se ve l'ho mandato io, se no non è nella piattaforma MetaTrader. Una piccola osservazione: allora, quando voi chiudete e riaprite la piattaforma con il Vortex, dato che il Vortex è stato concepito come un altro indicatore fractal channel, eccetera, con compatibilità esclusiva con Swissquote LTD come server, per un discorso di correttezza, che se no uno se lo usa con altre MetaTrader, ok? È proprio un discorso di correttezza. Quando riavviate la piattaforma, qua vedete lo spazio dell'indicatore, ma tutto bianco. Non è un errore, è il fatto che la MetaTrader ragiona quando cambiate time frame. Quindi dovete, che ne so, se avete il grafico su H4 e qua vedete tutto bianco, andate su H1 e poi ricliccate su H4, così vi riappare l'indicatore, perché la MetaTrader, cambiando time frame, va a leggere che allora questo indicatore è su questa piattaforma con questo server, quindi te lo disegna, ok? Non è un errore quello, non state sbagliando niente, è normale che sia così. Quindi se quando spegnete la piattaforma la riaprite, qua vedrete bianco, basta che andate a cambiare time frame e riappare. Molto, molto semplice. Allora, entriamo proprio un po' nel vivo, quindi andiamo a zoomare. Allora, quindi facciamo proprio un ragionamento, proprio semplice. Abbiamo Vortex impostato a 40 periodi, quindi abbiamo detto, se usate il medio periodo 40, valori tra 40 e 60 sono pressoché identici, se lavorate un po' più sul lungo 100. Poi basta, finita lì. Cioè, se uno vuole usare 55 perché gli piace il numero, perché è un numero di Fibonacci, lo utilizzi. Se no, più o meno i valori sono questi. Se volete l'allarme, fate true. Attivate l'allarme e verrete avvisati quando il vortex da blu diventa rosso, quindi la tendenza da rialzista a passare bassista. Ok? Se lo volete, lo mettete. Bande. Bande, vedete, avete la classica impostazione. Quando la caricate per la prima volta, avete Bollinger così, a 20 come media mobile. Lo scostamento 0 di solito non si usa, e le deviazioni a 0,5. Iniziamo con A2, scusate, A2. Anzi, iniziamo con 2. 2, cos'è il punto? Il punto che la maggior parte il punto di 2 qual è? Che la maggior parte del tempo i prezzi stanno all'interno delle bande, quindi il 95% circa del tempo. Quindi non fate più trading. E poi cosa succede? Che quando i prezzi sono fuori dalle bande, vediamo qua, vediamo qua. Vediamo qua, 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 vediamo qua e vediamo qua, tendono, dato che è una cosa un pochino anomala, cioè c'è stato un eccesso di prezzo, tendono a rientrare, anche perché poi le bande di Bollinger sono così famose che lo utilizzano tutti, quindi magari tutti vedono la stessa cosa. Ci sono molti trading system effettivamente che si basano sul ritorno dei prezzi verso la media di Bollinger, è normale che poi dipende come viene gestita la cosa, perché se uno non mette le stop, oltre di qua c'è l'infinito, potenzialmente quando parte un trend siete sicuri che ve lo prendete in faccia quel trend. Invece se andate a stringere bande di Bollinger, questo valore di deviazione standard cambia proprio la logica, ma cambia anche la logica matematica delle bande di Bollinger. Quindi ora non abbiamo più due deviazioni standard, ma abbiamo 0,5 deviazioni standard, quindi 4 volte meno. È normale che il prezzo possa fuoriuscire dalle bande di Bollinger. Ok? Quindi questo è un sterlina dollaro. Da questo momento in poi l'impostazione diventa da ribassista a rialzista. Ok? Poi 4 ore sulle valute è sempre un ottimo time frame, se volete vedere la fine della settimana, l'inizio dell'altra settimana, mettete mostra separatore di periodo. Lo vedete in italiano ora MetaTrader, se volete, io ce l'ho in inglese, però se volete cambiare lingua andate su View Languages. Quando l'ho installato dovrebbe già essere in italiano, di la verità. Okay? Se no, magari mettete, che ne so, il serbo, lo slovacco, il cinese, così almeno se non imparate a fare trading, imparate almeno una lingua, ecco, questo può essere anche un bel vantaggio, oppure imparate sia a fare trading e imparate anche la lingua. L'importante è che capiate cosa c'è scritto nella piattaforma, se non si capisce più niente. Quindi, allora, stavo dicendo che il 4 ore è un ottimo time frame, soprattutto per il mercato delle valute, ok? Che vi consiglio sempre. Poi Swissquote sul server reale offre anche il GMT, l'orario di Londra, che è il più utilizzato al mondo, invece sul demo è l'orario italiano, quindi proprio il reale cambia anche un po'. Decisamente un bel vantaggio.
E quindi vi stavo dicendo che comunque su 4 ore cercate poi il venerdì sera di chiudere le posizioni, perché chi magari fa intraday sugli indici la sera prima che chiude il DAX chiude le posizioni tendenzialmente, no? Sulle valute c'è il vantaggio che sono aperte 24 ore al giorno, 24 ore al giorno, ma il sabato o la domenica c'è la chiusura, quindi il venerdì alle 23 e la domenica alle 23. Dal venerdì alle 23 alla domenica 23 non si trada, ci possono essere dei gap, quindi chiudete il venerdì le operazioni, così andate proprio a togliere buona parte dei rischi. Questo è importante. E quindi cosa ho detto finora? Che si fa trading sulla fuoriuscita delle bande, quindi proprio vedete quando il prezzo era fuori, rientra dall'altra parte, chi se ne frega, quando il prezzo esce dalle bande si va a comprare se esce dalla banda superiore e se il vortex è blu. Okay? Da qua in poi, finché il vortex blu rimane sopra, si vanno a fare solo i long. Okay? Quindi questo è un long, questo è un long, questo è un long, questo è un long, questo vogliamo zoomare, però dovrebbe essere un long. Questo è un long, questo è un long, anzi questo è un long e poi qua c'è un altro long, ok? Per essere precisi, questo sarà tra di questa notte. Ok? E questo è importante, è il punto d'ingresso, quindi è una parte della strategia, non è tutta la strategia è composta da punto d'ingresso, punto di uscita, gestione della posizione, quindi abbiamo visto il punto d'ingresso, quindi lavorando long, abbiamo filtrato l'uscita inferiore dalle bande, che sarebbe stato uno short, questo l'abbiamo filtrato, questo sarebbe uno short, l'abbiamo filtrato, ok? Quindi bisogna vedere il vortex per la direzione. Quindi finché blu si faranno solo i long, finché rosso si faranno solo gli short. Basta. Poi quando il prezzo esce dalle bande si va a comprare. Quindi o si compra a mercato, si sta lì a aspettare che il prezzo diventa superiore al valore della banda, cosa non bella nella vita, che diventa anche noiosa, oppure si va a mettere un ordine pendente su questi livelli. Ok? Vi ho anche fornito, ad esempio, recentemente il tool per farlo, quindi andate a mettere un buy stop quando si è all'interno o dalla parte opposta, cioè quando il prezzo è qua, il buy stop si può già mettere qua, si mette un buy stop qua, con un sell stop qua. Ok? È un take profit, adesso ci arriveremo, però vedete, abbiamo definito punto d'ingresso, ora pensiamo al punto di uscita. Quindi vi ho detto, anche in questo caso, come nel Fractal Channel. Nel Fractal Channel, quando studiamo il breakout, cosa vi dico? Mettete il buy stop sopra, la lineetta del canale, e lo stop loss dalla parte opposta. Qua è la stessa cosa, solo che invece di essere il canale orizzontale del Fractal Channel, che vi ho mandato comunque, vi manderò con il kit, è la banda di Bollinger. La logica qual è? Quindi è proprio diversa, nel senso non è più breakout, è il fatto che il prezzo oscilla, rientra verso la media, sta nella sua normalità. Ecco, vedete ad esempio, qua si parla proprio di swing, zoomiamo un pochino, cioè il prezzo fa il suo movimento, quindi quando si è sopra o si è già mercato o sicuramente non si compra, perché molti trader fanno anche l'errore comune di dire ah no no no, qua il prezzo è salito, compro. Poi ritraccia e viene fregato. In questo caso capisci anche in che fase di mercato sei, no? E quindi tu cosa fai? Aspetti che il prezzo vada nell'intorno della sua media. Per questo ci sono le deviazioni. Le deviazioni ti rappresentano l'intorno della sua media, perché questa strategia, se ci pensate, si basa sulla media mobile, ok? Cioè il prezzo tende a tornare verso la sua media, ci sta, però io aspetto che torna verso la sua media. Che verso la sua media vuol dire non è che deve tradare esattamente sulla media, deve stare nell'intorno della media. E per definire l'intorno usiamo le bande di Bollinger. Quello che poi vi invito a fare un po' è definire un po' il vostro intorno. Si può usare una deviazione di 0,5, una deviazione, quindi 1,0, una deviazione mezzo, non di più. Due troppo, due non fate più trading praticamente. Poi vedete che comprate già un prezzo troppo alto, come abbiamo visto prima. Quindi si gioca su questi valori che stanno tra lo 0,5 e 1,5. Poi magari la virtù sta nel mezzo, vi mettete 1. Io ho fatto anche lì alcune ottimizzazioni, a volte è uscito 1,2, a volte 1,4. Ok?
Se uno vuole fare un pochino più eseguiti, di un pochino scarsa qualità, metta 0,5, non metta valori inferiori. 0,5 è molto stretto, comunque 0,5 sopra e 0,5 sotto fa una deviazione standard, quindi vuol dire che agite quando il prezzo sta nell'intorno della sua media, quindi una deviazione standard è proprio la volatilità normalissima, cioè proprio lì, nel senso proprio nella sua media. Ok? Quindi quando fuoriesce a favore del trend, quindi a favore del colore del vortex, lavorate a favore di quel trend. Quindi qua si entra long e si mette lo stop loss qua. Qua si entrerà, vedete, qua c'è proprio lo swing, il prezzo fa quello che deve fare. Se dovesse crollare fa niente, tanto non siamo in posizione. Se invece rientra, qua si compra, fin quando il vortex rimane blu. Quindi qua si compra, mettendo lo stop sotto dalla parte opposta, quindi il rischio, vedete, è minimo. Poi vedete, si fa trading e la gestione del trailing poi diventa fondamentale, come abbiamo detto anche nel webinar lunghissimo di giovedì scorso. Qua si compra perché il prezzo entra riesce, stop loss qui sotto, e qua poi cosa succede? C'è uno swing, qua c'è una ripartenza, non esce dalle bande, va molto sotto, il vortex non cambia colore, vedete che qua c'è un avvicinamento ma non c'è il cambio di colore. Per quello che vi dico che non si fa trading sull'avvicinamento del vortex, cioè non è che si va a shortare. Chi se ne frega, se poi il trend inverte, qua ci sarà un incrocio e traderemo soltanto. Tanto se qua cosa succede? Se lo strumento, se il prezzo dovesse scendere e bucare questo livello, se nel frattempo il vortex ha cambiato colore, è rosso, si va a short, diversamente non si prende nessun eseguito. Cosa che poi magari capita, che il mercato tende ad andare anche sotto, riparte, quindi quando riparte, ritorna qua sopra, si andrà a favore del trend se riparte. Se volete essere un pochino più nervosetti con l'operatività, andate a lavorare con il vortex 40 invece che 100. Ok? Sì, poi cambiamo anche time frame, cambiamo strumento finanziario, ci mancherebbe. Chiedeva Davide una sorta di breakout, è il concetto un po' diverso, è proprio l'analisi un po' diversa, nel senso, infatti io faccio questo parallelismo con il fractal channel è breakout, livello orizzontale, tac, quando rompe, qua invece è proprio importante il discorso del ritracciamento, dello swing che rientra nella normalità e poi si riparte a favore, ok? E diventa un trend follower, poi sono, per carità, sono concetti abbastanza simili. E se comprassimo quando il prezzo supera dal basso verso l'alto la media mobile, sicuramente entri prima. Io non ho mai provato, cambia poco perché qua, come ti dico, lavori sull'intorno. Io quello che preferisco fare è anche allargare un pochino le bande, magari adesso vediamo un po' anche altri esempi, magari trasferiamoci ecco anche su strumenti che sono tendenzialmente più direzionali, capite che qua si paga sulla direzionalità dello strumento finanziario, ecco, quindi USD CAD, USD CHF, ecco, di solito sono anche ottimi strumenti. Adesso spostiamoci magari un po', magari facciamo proprio l'esercizio qua un po' diverso di andare a fare indicatori, vortex e mettiamo magari il vortex, vabbè, lasciamo così, lavoriamo sulle bande, qua magari mettiamo un 1,5, vediamo un po' la differenza. Tanto abbiamo detto che si lavora tra lo 0,5 e l'1,5 come valori. Zoomiamo un pochino, questi sono i separatori di periodo, quindi identificano le linee orizzontali ogni settimana. Questo può essere anche una cosa interessante, perché io frequentemente vi dico questo, nel senso che all'inizio settimana partono dei trend. Può essere un po' la scoperta dell'acqua calda, però con strategie di breakout su 4 ore sul daily abbiamo visto più volte come il lunedì partono proprio dei trend, vedete? Quindi quando parte un trend c'è l'incrocio e poi si esce, quindi da qua c'è un trend rialzista. Poi chi vuole fare analisi ciclica può misurare la distanza degli incroci dei vortex, fare qualcosa, qualche osservazione in più, ecco, però io dico sempre di fare le cose semplici, qua sono 61 candele, qua sono 73, qua sono 76. Magari scopriamo che USD CAD ogni 70 candele fa i massimi e i minimi, poi facciamo trading solo su quello. Quindi qua diciamo che il trend ribassista, dato che siamo 25 candele, potrebbe ancora durare molto. Però di verità questo mi interessa molto relativamente. Mi interessa questo, a me proprio interessa la semplicità della strategia, nel senso che, vedete, qua il vortex diventa rosso, da questo momento in poi rompe e rialzo, vado long. No, il vortex è rosso, tac, non si entra.
E quindi se tanto alla fine o il prezzo rimane lì e il vortex cambierà colore, prima o poi ci darà un momentum per entrare long, diversamente se ne va dalla parte opposta delle bande e qua si va a shortare. Ok? Poi per la gestione del trailing, giovedì ci ho speso un'ora e 20 a parlarvi di tutti i trading stop disponibili, vi ho parlato del Money Management Advanced, che ovviamente non ho tempo di spiegare ora. Però dovreste averlo visto, dovrete utilizzarlo un po' tutti perché davvero vi mette va a colmare dei buchi che la MetaTrader non ha colmato proprio con la gestione del trailing. Chi lo usa, tutti mi hanno detto che è fantastico, quindi adesso me ne vanto anche un po'. È nuovissimo, quindi Money Management Advanced, anche quello ve lo mando nel kit. Se domani non fate parte di questa database che sto utilizzando con il Vort, scrivetemi magari nel tardo pomeriggio, se no ve lo mando comunque prima. Infatti Giuseppe mi dice, quando esci sempre usando il trailing stop. Allora, la mia logica proprio assoluta, filosofia di trading, è che il take profit fisso si utilizza soltanto nelle strategie mean reverting, ovvero di ritorno dei prezzi verso la media. Invece nelle strategie di breakout e trend follower, come in questo caso trend following, è meglio, a mio avviso, magari se volete mettere proprio mettetelo tipo lontano, almeno 4 volte il prezzo, 7 volte il prezzo, 23 volte il prezzo, ok? Tenetelo in macchina, non si sa mai che ve lo colpisca. Scusate. Però il trailing fa davvero la differenza. La logica che uno dice che se io rischio 1, devo guadagnare almeno 3, come molti dicono, io non ho mai avuto un riscontro matematico. Alcuni dicono io devo guadagnare almeno 1,5, ma chi l'ha detto? Magari trovate una strategia che guadagna il 95% delle operazioni, quindi vi accontentate anche di guadagnare lo 0,5 di quello che rischiate. Quindi non c'è un ottimo assoluto. Nelle strategie di breakout o trend follower, a mio avviso, bisogna lavorare così. Si mette un bel trailing, quindi prendiamo questo caso dello short, si entra short. Ora metto una linea nera, stop loss da parte opposta e ci metto una linea rossa e lo stop loss rimane quello. Quindi le bande di Bollinger vi danno i punti di ingresso, linea nera, in questo caso short perché il vortex è rosso, ok? E dalla parte opposta, quindi rischiate, se ci pensate, una deviazione standard e mezzo, cioè rischiate quello che mettete come Bollinger, ok? Può essere tanto, può essere poco, a seconda del quanto in pips è relativo, dipende che time frame usate, 4 ore sempre è un po' da preferire tendenzialmente, poi se sono un po' più specialista può anche ridurre il time frame, anche il 30 minuti in intraday è ottimo. Diversamente utilizzate il Money Management Advanced, così non dovete neanche farvi, perché lo stop loss, come evidenzio nelle slide, questo assolutamente lo voglio far vedere perché è fondamentale, l'utilizzo dello stop loss è importante per due motivi. È un modo semplice per due motivi e poi forse non ho messo due motivi. Lo stavo facendo, poi non ho concluso. Comunque, lo stop loss ha due evidenze. Quello di mettere un livello dove da cavolo di sta posizione me ne esco perché non deve diventare un patema d'animo, una posizione che non mi va in profitto, è finita lì e non ci penso più. Anche perché se voi ci pensate, voi mettete un livello di ingresso, uno stop loss, se il prezzo sta lì non va da nessuna parte, lo lasciate lì. Non è che per forza dovete monitorare la posizione, perché se vedete voi il monitor fate la danza del USD CAD short che poi il prezzo scende. Voi lasciate lì la posizione e vi cambia anche la qualità di vita, non è che dovete monitorare niente, mettete il vostro livello di ingresso, il vostro stop loss e poi gli stop loss si prendono, anzi per carità, se non prendete gli stop loss vi assicuro che nel trading perderete perché non sapete perdere, quindi non sapendo perdere vi incanite, vi incaponite su una singola posizione e non uscite più. Quindi lo stop loss vi salva anche moralmente. Lo stop loss poi ha anche il grande vantaggio che vi definisce il position sizing. Nel webinar di giovedì scorso abbiamo parlato solo di questo, cioè a seconda della distanza tra prezzo d'ingresso e prezzo d'uscita, la distanza, vedete quanti sono questi pips, sono 89 pips, 89 pips sono troppi o sono pochi, su 4 ore sono normalissimi, però a seconda di con quanti lotti entrate avrà un peso rispetto al vostro portafoglio. Se utilizzate il Money Management Advanced avete la possibilità sia di entrare con lotti fissi, cosa che di solito io non faccio, ma soprattutto di utilizzare invece il fatto che io voglio rischiare sempre l'X% del mio portafoglio.
e quindi decide lui, vi fa lui il calcolo, poi con quanti lotti entrare, al fine che se vi viene preso lo stop loss perdete, a meno di clamorosi gap e movimenti anomali di mercato che sul valutario, soprattutto su questi time frame, soprattutto se chiudete le posizioni venerdì sera, sono molto più rari rispetto all'azionario. Oppure c'è anche la possibilità di dire io voglio rischiare sempre, che ne so, 25 euro e lui vi calcola sempre con quanto entrare, quindi cosa bellissima già per entrare in posizione. Poi la cosa bellissima invece per gestire la posizione, la gestione della profittabilità, come piace dire a me, è che ci sono i modi diversi per gestire il trailing, che nella MetaTrader non ci sono. Uno di questi è ad esempio Fibonacci. Per usare Fibonacci, l'oggetto, il disegno che vi mette la MetaTrader, dovete andare su questa iconcina in alto a sinistra e poi andare a cliccare sul punto d'ingresso che sarà il 100% e sul punto di uscita, stop loss, che sarà la parte opposta delle bande. Non so se voi nella vita avete mai visto l'applicazione di Fibonacci sulle bande di Bollinger, però è una cosa carina che mi piace. E lavorate con il trailing, poi potete lavorare con la TR, potete nell'ultima versione ho messo anche le deviazioni standard. Comunque, voi per definire i livelli di Bollinger, una volta che avete messo Bollinger la prima volta, fate tasto destro, oggetti avete nella versione italiana, MetaTrader, modifica, edit, e qua andate a modificare, lo fate a manina una volta sola. Allora, i ritracciamenti non servono, ok? Quindi potete mettere poi gli altri valori. Gli altri valori sono il... Quindi si possono anche togliere o li sovrascrivete, ok? Poi io metto come colore nero senza tratteggio, così non mi confondo con altre cose. Ok? Quindi questi volendo o li cancellate o li lasciate se volete o li sovrascrivete. I valori sono, quindi avrete lo 0 e 100 che sono stop loss e livello di ingresso. 161,8, classico ritracciamento. Poi avete il 138,2. Poi avete, scusate, 138,2 prima, 161,8, questo non è sparso, tanto differente, e poi c'è il 200, il 261,8, il 300, il 361,8 e il 423,6 sarebbe il numero di Fibonacci che poi di fatto, ora zoom un pochino così li vedete qua. Questo modifica manuale l'ho fatta una volta, poi vi rimane per sempre, ok? Quindi, ripeto, i valori sono 138,2, 161,8, 200, 261,8, 300, 361,8, 423,6. Questi sono i valori classici di Fibonacci delle estensioni. Vedete i ritracciamenti, io li cancello perché qua non servono. Se volete mettere altri valori come 100, 150%, 200, 250, fatelo. Però il 138,2 è sempre un po' un prezzo calamita, a me interessa quello perché il prezzo tante volte tende lì e quando il prezzo arriva lì io vado già free risk e quello fa la differenza. Potrebbe magari essere, se volete, qua questi due livelli sono molto vicini, ecco, magari se uno vuole eliminare 161,8 prenderà un pochino meno di piccoli profitti, però alcune volte guadagnerà di più, perché tante volte il prezzo va sul 161,8, poi al 138,2 mi chiude e poi riparte. Vi chiedo scusa. Mi viene detto sì, ma quelle bande sono troppo larghe. E allora, vabbè, lì dipende. Poi mi viene detto oggi ho preso diversi stop. Beh, uno fa parte dell'operatività, due, guardate, io dico sempre di non stringere troppo i time frame. Stringete i time frame quando davvero diventate esperti, avete fatto già diverse osservazioni, perché stringere i time frame è più divertente perché lavorate di più, però vi assicuro che se voi lavorate su un 4 ore, seguite più strumenti, avete una strategia di breakout come il Fractal, avete una strategia di trend follower come questa, avete magari anche qualcos'altro anche di ritorno persi verso la media, perché in un portafoglio di strategie bisogna mischiarle, strategie con caratteristiche diverse, 3-4 strategie, non di più, finita lì, però sta cosa che bisogna fare trading su time frame corti, tanto sono giornate come quelle di oggi che se non parte nessun trend, a parte il fatto che il breakout ha pagato abbastanza, l'abbiamo visto anche nel video, se non parte nessun trend voi rischiate di prendere 5-6 stop di fila su ogni singolo strumento finanziario, magari ne seguite 20, vabbè 20 no, ne seguite 4, prendete 20 stop, nel senso non cioè, il trend bisogna anche manifestarsi, ci sono giornate dove magari si aspettano notizie. Quindi prima della notizia non si muove niente, cioè davvero può diventare un po' complicato. È normale che una strategia come questa, adesso non vi dico una cavolata, questa è una cosa molto importante. Una strategia come questa, magari allargando le bande, la potete usare anche contraria, ok?
Ora davvero non vi sto dicendo una cavolata, eh? Non è che vi sto dicendo la strategia e poi vi dico l'esatto contrario, tanto uno delle due paga. Se voi lavorate anche sul numero delle, cioè, come abbiamo visto finora, se Bollinger con due deviazioni standard tendenzialmente prevede il fatto che il prezzo ritorna verso la media, qua potete fare esattamente tutto quello che abbiamo detto finora, ma al contrario, cioè quando il prezzo sale e esce dalla banda, invece di cliccare su buy, cliccate su sell. Ha senso se alternate le due strategie, o meglio, su strumenti finanziari come euro sterlina e AUD NZD, cioè sui cross valutari, ok? Sono strumenti che tendono un po' a ritornare un po' di più verso la media. E quindi se lavorate su questi strumenti e lavorate con bande più larghe, quindi a due, ok, due direzioni standard, classicamente, ha senso fare il contrario. Cioè nella composizione portafoglio voi potete fare trading con dollaro yen, USD CAD, USD CHF, l'oro, il DAX, anche gli indici, trend following con queste caratteristiche, quindi strumenti che vanno in tendenza. E riducete però necessariamente le bande di Bollinger da 0,5 a 1,5, mettete 1 volendo tendenzialmente, ok? Però su strumenti invece che hanno caratteristiche diverse, come cross valutari, EURGBP, AUD/NZD, potete fare il contrario, cioè quindi la logica è strategia simile, però caratteristiche diverse perché allargate le bande e lavorate su strumenti che tendono a tornare ai prezzi verso la media. Questo è fondamentale in ottica di composizione del portafoglio e forse ne parleremo di più domani per quel webinar che abbiamo riservato per i clienti, però l'ottica di gestione del portafoglio fa davvero la differenza perché una cosa che davvero fanno, non dico tutti, ma tutti, è ok, questa strategia funziona o non funziona, mi fa diventare ricco o non mi fa diventare ricco, la uso o non la uso. La differenza sta nel mix di strategie, che possono essere solo tre, ma con tre caratteristiche diverse, perché se voi utilizzate una strategia di breakout e utilizzate una strategia trend follower, ma non utilizzate una strategia mean reverting, può essere che quando il mercato parte fate un sacco di soldi ovunque, quando il mercato va in laterale perdete di qua, perdete di là. Quindi per questo è davvero fondamentale la composizione del portafoglio, sia in termini di strategie, sia in termini di asset class, nel senso che un po' quello che vi ho detto adesso. Ogni strumento ha delle caratteristiche diverse. Il mercato delle valute è fantastico perché hai cross valutari, cioè euro-dollaro e GBP-USD sono due valute che tendenzialmente partono e quindi vanno bene essere utilizzate trend follower. Ma l'incrocio tra euro-dollaro e GBP-USD è l'euro-GBP, che sarebbe il cross valutario, l'incrocio, ok? Il figlio, come dice Berlinsheim. E lì invece ci sono, è normale che ci siano più caratteristiche di mean reverting, di ritorno ai prezzi verso la media, perché sono figlie, l'euro sterlina è figlio di due valute che tendenzialmente vanno in trend, quindi quando ci sono i trend un po' si scontrano e quindi il prezzo di euro sterlina tende a stare lì. E quindi lì si utilizzano strategie di mean reverting. Davide dice, ogni quanto cambio strategia? Potenzialmente anche mai, nel senso se tu hai una strategia di breakout, una strategia trend follower e una strategia di mean reverting che ti pagano più o meno, tendenzialmente la strategia non la cambi mai, magari può stare a volte che avrai questo discorso di dire ok, adesso c'è meno volatilità, quindi magari metto 0,5, c'è più volatilità, cioè al contrario, c'è meno volatilità, metto un valore delle bande superiore, c'è più volatilità, metto un valore delle bande inferiore. Ok, andiamo su, abbiamo cambiato, cambiamo anche time frame, dato che ci viene anche se 30 minuti. Michele chiede USD/Yen, in questo momento potrebbe essere long Q4, lo andiamo a vedere, a breve, adesso ormai vabbè, stiamo su questo. Ecco, allora facciamo altri esempi. Questo è un 30 minuti, quindi le linee che vedete, queste tratteggiate, sono non più la distanza tra la settimana, perché se usate 4 ore, questa è la distanza della settimana, se usate 30 minuti, questa è la distanza di ogni giorno, ok? Il separatore di periodo. Quindi ad esempio, banalmente, nel senso qua, se andate a vedere, qua parte un trend rialzista, quindi giusto per vederle veloce a occhio, abbiamo capito come si fa, si entra sulla rottura delle Bollinger, si mette lo stop loss dalla parte opposta, quindi se lo fate manualmente Fibonacci lo mettete dalla parte dove si entra e lì rimane il 100%, dalla parte opposta c'è lo 0% e in automatico quei livelli vi vengono disegnati.
li settate una volta e basta. Quando viene raggiunto un livello, spostate lo stop in teoria manualmente. In realtà vi ho messo a disposizione il Money Management Advance e lo fate. Nel Money Management Advance, che è fantastico perché inserisce i tre link, nella MetaTrader non ci sono, nella MetaTrader c'è solo quello con l'ATR, con l'ATR, scusate, con un valore che invece li definite voi a manina. Ci sono appunto i diversi modi di gestire il trailing, l'ATR, le derivazioni standard ho fatto mettere e Fibonacci. Fibonacci è quello un pochino più semplice da capire e c'è anche il fatto che segue invece i massimi e minimi, che però lì c'è anche un discorso temporale perché poi bisogna aspettare la candela che si chiude. È normale che una strategia come questa, con l'applicazione di un trailing con Fibonacci, vi fa prendere dei trend, proprio la differenza del trailing fa la differenza, perché se andate a vedere questo movimento qua, questo è un long, la parte opposta si mette non sulla candela, ma su Fibonacci, cioè Fibonacci lo metto su Bollinger, non sulla candela. La MetaTrader un po' vi frega perché in automatico va a prendere massimi e minimi. Voi per fregare la MetaTrader mettete Fibonacci sulla banda, non sulla candela, ok? Questo è importante, se no diventate pazzi. Ok? Vedete i due punti rossi, la distanza sono quelli che ho detto io. E vedete che questo è vero che poi questo movimento di prezzo arriva fino a 361, però è anche vero che Fibonacci un po' vi frega perché a volte vi fa la battaglia tra questa zona 138. Vedete, qua arriva al 161, poi ritraccia chirurgicamente 138, vi butta fuori e poi non riparte. Allora, io ora faccio CTRLB, che per andare a vedere gli oggetti immediatamente lo tolgo qua. Questi accorgimenti poi fanno un po' la differenza quando utilizzate. E poi qua il prezzo rientra e poi vedete ha fatto questo mini e qua si rientra di nuovo. Quindi il primo vi viene chiuso al 138,2. Il secondo vi viene chiuso, vedete, arriva a 261, il prezzo ritraccia, vi butta fuori qua al 200%. Ok? Giovanni dice sul time frame H1 va bene. Beh, guardate, i time frame lunghi più o meno sono più efficaci. Il 30 minuti come intraday è quello che preferisco io. Qualcuno poi dice 15 minuti, c'è sempre chi vuole fare 5 minuti, 1 minuto. Sui 5 minuti e 1 minuto è un pochino più difficile perché poi prendete più volte ma meno, poi c'è l'impatto dello spread che per quanto è basso con Swissquote comunque ha il suo impatto operativo. Io quello che dico sempre è non fate trading sui 5 minuti a meno, se iniziate a fare trading non fate i 5 minuti che perdete soldi. Se iniziate a fare trading state su 4 ore e poi scalate, nel senso anche se fate trading da 20 anni, magari questa strategia utilizzatela su 4 ore o su 30 minuti, magari utilizzatela un po', fate osservazioni, ci mancherebbe, ma i 5 minuti è davvero, e ve lo dico io lavoro per una società di brokeraggio, noi viviamo di spread e commissione, quindi non è che. Cioè, ve lo dico perché io voglio che voi rimaniate i nostri clienti, siate profittevoli, abbiate un mix di strategie. Tanto alla fine, su ogni strumento finanziario, su 4 ore, ve lo dico, su 4 ore, fate 8-10 eseguiti al mese con questa strategia. Anzi, con quella del breakout ne fate 8-10, con questa ne fate un pochino di più, diciamo una dozzina. Su ogni strumento finanziario, quindi con due strategie sullo strumento finanziario già fate 20 eseguiti al mese. Strumenti finanziari ne seguite 5-6 almeno, anche 10 tranquillamente, fate 200 eseguiti al mese, nel senso non è che vi annoiate. Poi avete il Money Management Advanced che vi fa anche il trailing, cioè è proprio un divertimento, lo stato puro diventa poi. Ok, vabbè, adesso. Rimanendo sul 30 minuti perché mi era stato chiesto, questo l'ultimo Audi CAD, poi passiamo al dollaro yen che mi è stato detto, scusate. No, non ditemi che ho superato un'ora, volevo fare un webinar corto, non ce la faccio mai a farli corti. Vabbè, questo è stato l'ultimo. Vedete? Qua l'estensione della deviazione è abbastanza larga. Scusate, dovete mettere su, vedete qua, ti va a prendere in automatico il livello, quindi tu devi mettere su Bollinger, ok? Se no ti va a prendere il livello in automatico da MetaTrader, ok? Quindi qua è corretto, vedete? Qua c'è stato ora il movimento del dollaro sul FOM, ci è andato completamente dalla parte opposta, cavolo! Però è arrivato a 132, quindi qua, questa è la chiave, 132 fa la differenza, fa la differenza.
Che ne so, state partendo in contropiede, vi serve una palla, però nel frattempo che siete riusciti a difendere, qua chiudete. Qua... Ok, questo fa la differenza, cioè non prendere questi stop fa la differenza. Questo fa la differenza. Ok. Sì, vabbè, tanto il livello è quello, mi hai detto, ma quello che ho rotto nella candela prima, sì, tanto il livello è quello poi. Ok. Questo davvero fa la differenza. Bene. Vabbè, Davide mi chiede informazioni sul Money Management Advanced, deve darvi il webinar perché comunque dura un'ora, se no non si può capire, non posso spiegarlo sicuramente adesso. Basta. Samuel dice, ricordati se possibile domani inviami tutto il prima possibile. Sì, però mi raccomando, stefano.gianti@squisso.com. Nel frattempo scrivetemi se non avete ancora ricevuto, diciamo, il kit. Chi ha ricevuto il kit, faccio un aggiornamento, rimando una mail quando avete tutto e vi chiedo di non scrivermi perché se no sono davvero pieno di mail. Chi invece non ha mai ricevuto niente di questo argomento, eccetera, magari ha iniziato a seguirci un pochino più tardi, me lo va a chiedere e io mando tutti. Percorso formativo, vabbè, qua ho messo un po' di appunti, Money Management Advanced, vedete anche nelle slide l'ho messo, quindi avete anche le slide sul canale YouTube. Io domani poi vi mando tutto il kit. Chi è cliente bene, chi non è cliente o si attiva o davvero non chiedetemelo perché c'è sempre qualcuno che poi me lo chiede. Io voglio bene a tutti, ecco, però questo è davvero un discorso di correttezza, nel senso noi facciamo, cioè, personalmente anche mi impegno molto, è una cosa che uso per me stesso, quindi lo faccio per me, mi piace poi diffondere anche la conoscenza, condividere le idee di trading, è proprio una cosa che mi piace, lo faccio molto volentieri, però è normale che lavoro per Swissquote, faccio costruire l'indicatore per Swissquote, beneficiate, vi dico, al di là anche delle condizioni fantastiche, anche dell'esecuzione STP e non market maker, cioè il fatto che voi fate trading con un broker, regolamentato dalla Financial Conduct Authority, e detenuto dalla banca svizzera, nel senso, cioè siete anche, diciamo, in una botte di ferro, e in più ci lavoro io, che male, no? Scherzi a parte. È normale che il disclaimer, sempre un compagno di viaggio, ve lo lascio lì, tutto quello che dirò non potrà mai essere dato contro di me in tribunale, dico, lo giuro. Vi ricordo anche l'appuntamento un po' costante con il mio Facebook, Stefano Gianti SQ, quindi utilizzatelo, condividete perché io noto che molti vogliono condividere, poi qualcuno lo fa, molti dicono, sono bello quelle cose che metti su Facebook, lo seguo molto, però postate, nel senso non è che dovete postare la prima cosa che vi viene in mente, nel senso oggi ho fatto questo, è andata così, l'ho fatto 4 volte, ma è andata così, adesso si sta verificando questa situazione tecnica, cioè c'è già chi lo fa, ci mancherebbe, per fortuna, e vi ringrazio. Però siamo davvero molti, quindi fatelo. E deve essere sempre una cosa costruttiva, quindi evitiamo di scrivere cavolate, evitiamo di parlare di politica, che è una cosa che non si può fare, è una cosa insopportabile. Parliamo di trading, ok? Bene. Bene, io vi ringrazio, buona serata a tutti e buon trading con le bande di Bollinger e il Vortex.